Nella mattinata di sabato 4 febbraio 2017 è stato sistemato un cedro in piazzetta Giusso, proprio nei pressi della sede dell'Università All'Orientale di Napoli. La sistemazione dell'albero, che ha ricevuto la benedizione da parte di padre Donato Ciccarella, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore, ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e di un gruppo di bambini ai quali è andato il compito di liberare il cedro dalla rete che lo avvolgeva. L'albero è un simbolo di vita, come ha ricordato Alfonso Pecoraro Scanio, coordinatore scientifico nazionale Fondazione Campagna Amica, ma è soprattutto una risposta all'atto vandalico che non molto tempo fa aveva distrutto l'albero esistente, piantato nel 2013 e che a sua volta sostituiva il vecchio albero abbattuto perché giudicato malato e potenzialmente pericoloso. Spero che è una speranza, è un gesto, è un simbolo di vita. Beh, è un simbolo di vita perché tutte le piante sono sempre un simbolo di vita. È un simbolo anche di riscatto, di rinascimento di una zona come il decumano del mare che è stato troppo tempo abbandonato, quindi una zona di Napoli che dobbiamo risistemare. E poi ho voluto rispondere in positivo alla richiesta che mi veniva da alcuni consiglieri, dall'associazione che è qui nella zona, dalla seconda municipalità, e ho chiesto e ottenuto dagli amici della Coldiretti e di Campagna Amica, che è la fondazione che regala poi quest'albero alla città, di dare a disposizione addirittura tre alberi possibili. Quindi i cittadini la settimana scorsa hanno votato tra il cedro del Libano, il citrus e l'olivo, hanno scelto a stragrande maggioranza un cedro del Libano e oggi lo piantiamo con la certezza che farlo sempre più coinvolgendo le comunità locali significa anche far appassionare le persone alla bellezza del nostro territorio, della vita. Il vivaismo poi tra l'altro è una bella tradizione dell'agricoltura italiana, così ricordiamo che noi facciamo ottimi prodotti da mangiare, ma anche bellissime piante.